Salve e benvenuti su Fuoriporta. In collegamento dall'ospedale San Salvatore dell'Aquila abbiamo il vichese Antonio Giuliani, dirigente medico del più importante presidio ospedaliero del capoluogo abruzzese. Il dottor Giuliani, volto noto ai vichesi per il suo prezioso lavoro di chirurgo e di specialista coloproctologo, da anni opera e lavora in Abruzzo, nel Lazio e in diversi ospedali italiani. Dottor Giuliani, a quasi 2 mesi dal famoso Tutti a casa del governo Conte, ripercorriamo le tappe più importanti e la tua esperienza personale. Prima di tutto, buonasera a tutti, un grande abbraccio a tutti i compaesani, grazie Michele e alla redazione di Fuori Porta. Vi ringrazio per questa per avermi dato questo piccolo spazio. Purtroppo sappiamo tutti ormai che da circa 2 mesi quello che incombe nelle nostre realtà è la pandemia. L'unica parola è il Covid, il virus e la paura che abbiamo ormai imparato e ereditato da questa bruttissima esperienza. Anche dal punto di vista gestionale, dal punto di vista sanitario, come potete ben immaginare, siamo insieme ad altri lavori, siamo noi gli attori di questa situazione, purtroppo, ritorno a dire. E per quanto riguarda il nostro presidio ospedaliero, abbiamo avuto la possibilità, grazie all'ASL e alla Regione, di poter attrezzarlo subito, sin dal 9 di marzo, da quando sono cominciati i primi contagi, in modo un po' più importante, a fare un ospedale un po' particolare, un ospedale come tanti, tra l'altro, in Italia dei capoluoghi, un ospedale Covid, avendo la possibilità di distinguere una parte Covid e una parte invece Covid-free. Quindi dedicando un'ala completa dell'ospedale, quella del G8 nel caso nostro specifico, ai pazienti purtroppo malati di questa infezione pandemica. Questo significa che sono stati ampliati i posti letto per quanto riguarda la medicina, le malattie infettive, la pneumologia. Hanno dedicato molti letti e anche molti spazi per quanto riguarda logicamente la parte della rianimazione e della parte subintensiva. Un ospedale come quello nostro ha avuto la possibilità, quindi avere un ospedale Covid significa anche avere una sala operatoria Covid, e questo ci ha visto un po' più partecipe dal punto di vista anche chirurgico, perché sono stati spostati all'interno della stessa regione, ma anche da fuori regione, pazienti che purtroppo, nonostante la patologia infettiva del Covid, avevano anche poi una patologia di interesse chirurgico. Per avere un ospedale già una sala operatoria, quindi è stato necessario attingere a diversi fondi dal punto di vista regionale e nazionale, e abbiamo avuto la possibilità di avere questa sala operatoria e quindi di gestire anche il paziente chirurgico Covid. Sì, io volevo, ecco, sono curioso, ma quando vi siete accorti che stava cambiando qualcosa? Cioè, quando è successo quel qualcosa che ha cambiato il protocollo normale di una giornata di routine in un reparto ospedaliero e un reparto chirurgico? Michele, non c'è stata tantissima differenza tra quando avete, diciamo, la popolazione ha avuto i primi sentori e quando è arrivata anche dal punto di vista sanitario, dal punto di vista medico, il cambiamento. È stato piuttosto repentino e piuttosto si è lavorato più o meno sullo stesso binario. Intorno al 6 marzo, 7 marzo già c'erano le prime avvisaglie, la direzione generale ha cominciato a disporre i diversi reparti. Si sono mobilizzati tutti, si sono fatti percorsi infettivi, percorsi puliti, il personale è stato impiegato, quelli dei reparti, diciamo, con una quantità di lavoro inferiore sono stati indirizzati presso le malattie infettive. Sto parlando per esempio dei reparti, diciamo, che hanno avuto e hanno anche nello stato attuale un numero di impiegati maggiori dal punto di vista Ecco, tu infermieristico. parli di personale. Ecco, una curiosità, ma come ha reagito il personale sanitario? No? Come ha reagito? Un'impressione, qual è l'impressione che hai avuto? Michele, il personale sanitario si intende medici, infermieri, OSS. Noi siamo, diciamo, sempre, le sensazioni che proviamo quotidianamente sono quelle che in questo periodo si sono amplificate, cioè molto spesso capita di provare una paura, ansia,
a volte anche in potenza, ma mai come in questo modo, mai in questo caso, perché ci è ripiombato tutto addosso in modo costante, quotidiano, martellante. Non ci sono stati più, per molti di noi, sanitari appunto, la distinzione tra i turni, tra i riposi, tra i recuperi. Adesso posso dire che va nettamente meglio da questo punto di vista. Però, se io ti dicessi, siamo stati, per esempio, ti dicessi dolore, cosa mi risponderesti? Il dolore è assolutamente una sensazione che abbiamo provato tutti, sia per quanto riguarda il vedere pazienti entrare, per esempio, in rianimazione e poi non poterne uscire più, ma il dolore più da parte di chi resta, come al solito accade, Michele, dei parenti che non hanno avuto la possibilità di stringere per l'ultima volta il parente, di dargli un'ultima parola di conforto e di accompagnarlo nell'ultimo cammino. Senti, la parola solitudine? Solitudine è quella che hanno indubbiamente provato i pazienti intubati o i pazienti che semicoscienti oppure quelli che erano in terapia subintensiva, non sono stati logicamente isolati del tutto, non è stato possibile per loro avere nessun tipo di contatto. Loro vedevi se si aggrappavano totalmente, si aggrappano ancora totalmente alla figura dell'infermiere, del medico, per avere una parola di conforto, un'esperienza direi extraterrestre. E questa esperienza? Questa esperienza, diverse esperienze. Ecco, questo volevo dire. Questa Michele, esperienza. Però non ho mai vissuto qualcosa del genere. D'altronde non esiste una pandemia al mese. Tutti i giorni, esatto. D'accordo. Quindi purtroppo, anche per quanto possa essere preparato un ospedale, per quanto possa essere preparata una nazione, per quanto possa essere preparato un'organizzazione scientifica, purtroppo sono evidenze che non possono essere così precise e dinamiche. Ci sono sempre degli intoppi e purtroppo. E quanto è cambiato? È stata un'esperienza molto dura. E quanto è cambiato il giovane chirurgo Giuliani rispetto a questa esperienza? No, non è una questione di cambiamento. Io ti ripeto, mi sembra ancora di essere. È una realtà che non avevo mai vissuto, come penso tutti, quella degli altri colleghi, confrontandomi anche con loro, sia quelli del mio presidio ospedaliere che anche quelli di altri presidi ospedalieri. Confrontavo anche con mio fratello, che fa lo stesso lavoro, con Alessandro. E sembra di vivere su un altro pianeta per molti aspetti, ma questa sensazione non è solo mia o di altri sanitari, ma indubbiamente è anche di tutta quanta il resto della popolazione, perché non siamo stati mai così tanto tempo a casa, al di là del fatto di vivere quotidianamente di più i propri affetti e le proprie famiglie, però c'è sempre stato sempre dietro la spada di Damocle, che è quella dell'infezione. Stupore potrebbe essere la parola che potrebbe racchiudere un po' questo senso. Sì, per molti aspetti sì. Va bene, oggi pare che la situazione sia migliorata, le curve dicono che, insomma, i dati stanno confortando. La curva gaussiana sta decisamente decrescendo, è ormai lampante, non sono io un infettivologo, tanto meno un epidemiologo, però insomma i dati sono all'ordine di tutti, i quotidiani li possiamo vedere tutti quanti. Però mi sembra più un liberi tutti che attenti al virus, cioè nel senso che questa fase 2... Liberi tutti no, io penso che una mia opinione umile e personale, diciamo... A livello nazionale, logicamente, bisognava mettere sul piano della bilancia il fatto che indubbiamente il virus pare, questo è solo diciamo, potrebbe essere così, che stia scemando dal punto di vista dell'infezione, dal punto di vista della forza infettiva, ma questo non è vagliato ancora scientificamente, quindi è ancora un'ipotesi. È il fatto dei minor contagi, dall'altra parte invece c'è una popolazione che chiede di partire, cioè ci sono dei problemi economici che non sto qui a ricordare perché ormai abbiamo, diciamo, i media che ci rendono conto quotidianamente di questo. Bisogna fare invece molto attenzione in questo momento, perché adesso noi abbiamo vissuto in modo corretto, e questo è un vanto sia per l'Italia, per la nostra popolazione, che è una nazione splendida, e anche per, diciamo, nel nostro piccolo, Vico è stata una piccola perla. Sì, si sono comportati bene.
ma bisogna stare attenti perché adesso noi finora ci siamo difesi dal virus, ci siamo barricati e ci siamo difesi, ma adesso noi dobbiamo affrontare la parte più importante, la parte più intaginosa e la parte anche più pericolosa. Noi dobbiamo scendere per strada, dobbiamo cercare di avere una vita piuttosto nella norma, tra virgolette, ma dobbiamo affrontare la paura, la possibilità di infettarci. Per fare questo abbiamo solo pochissime precauzioni che sono importantissime, quindi la mascherina, la distanza e le norme igieniche. Prima di tutto ci deve stare il buon senso, altrimenti non si può fare nulla. Quindi tu parli di buon assolutamente... senso, buon senso, io aggiungerei anche a parole rispetto. Cosa ti provoca questa parola? Il rispetto della vita umana, il rispetto che abbiamo tutti quanti, per cominciare da noi che facciamo i medici, perché noi a volte impieghiamo, diciamo, tante risorse, non voglio parlare di soldi, non voglio parlare in termini economici, ma tante risorse per dare la possibilità a un solo essere umano di vivere anche una settimana in più. Questo è il rispetto. Il rispetto significa rispettare assolutamente chi crede e chi ha paura e chi non vuole assolutamente ammalarsi. Benissimo. Una parola bellissima, quella del rispetto, ma adesso devo porti una domanda, secondo me, insomma, anche un po' piena di speranza, ecco, utilizzando la parola speranza. Si sta facendo una confusione incredibile in questi giorni, specialmente sui social, che sono sempre un campo minato, dico io. Si parla tanto di nuovi farmaci, addirittura si sta parlando di questa sperimentazione sul plasma, si sta parlando anche di vaccino. Ma la realtà scientifica, la letteratura scientifica, cosa dice in riguardo? Allora, io invito per l'ennesima volta a tutte le persone che mi conoscono e che mi sentono a fare attenzione dalle false notizie, che possono essere sia positive che negative. Quelle che adesso ormai tutti sanno questa frase, la fake news, le conoscono tutti, conosciamo il senso. Questo è un'arma molto pericolosa che c'ha la stampa, che c'è il giornalismo, e che hanno tutti i mezzi di comunicazione, quelli veicolati e quelli no, quelli controllati e no. L'unica, dal punto di vista professionale, per quanto riguarda la mia di professione, siamo stati educati al valore del lavoro scientifico. Dietro un lavoro scientifico c'è un lavoro infinito, e chi fa questo mestiere lo sa. Prima di poter dire che un farmaco funziona, c'è bisogno di sperimentazione, e questo deve essere assolutamente vagliato da dei comitati e da attitudini scientifiche che vanno al di là di WhatsApp, di Facebook, di Donna Moderna e di tanti talk show in TV, che non possono assolutamente, non dovrebbero fare questo come lavoro. Ok, quindi ci dobbiamo attenere solo... Dobbiamo attenerci assolutamente a quello che dicono i decreti, a quello che dicono i comitati scientifici. E una cosa importante che torno ancora a ripetere, non ci manca nulla. Siamo italiani, abbiamo tutto, non ci manca nulla. Questo significa che anche a livello scientifico abbiamo un peso non indifferente. I vaccini si stanno studiando. Allo stato attuale nel mondo ci sono 12 studi importanti a riguardo. Ci sono impiegati tante finanze, tante menti, sicuramente non la mia perché il mio è un altro lavoro, come ben sai. Però io credo che a livello italiano abbiamo grande capacità, sono state dimostrate queste da lavori scientifici e dall'importanza e dal peso che abbiamo a livello internazionale. Quindi crediamo solo esclusivamente a quello che leggiamo nei lavori scientifici e che ci viene veicolato da chi fa questo come mestiere. Bene, le ultime battute. In Puglia sai benissimo che praticamente si sono riversati quasi 1000 persone che hanno, devo dire in maniera molto diligente, molto responsabilmente, dichiarato il loro arrivo alla ASL e quindi posti in quarantena come il nostro governatore aveva deciso, che sia. Esatto, con un'ordinanza. Ecco, una battuta, ma secondo te questa gente può veramente rappresentare un pericolo o in realtà è gente che comunque ha già maturato la quarantena, stando come noi rinchiusi e quindi insomma responsabile, consapevole di quello che stava per succedere e perché comunque va a raggiungere i propri cari?
Michele, guarda, durante questo, ti faccio un esempio, durante questo periodo non abbiamo mai interrotto abbiamo interrotto l'elezione, ma non abbiamo mai interrotto dal punto di vista chirurgico l'emergenza e le patologie neoplastiche, d'accordo? Questo significa che molte persone sono venute anche da fuori regione, anche per quanto riguarda il mio lavoro, e abbiamo, diciamo, somministrato allora la stessa attenzione che chiediamo adesso a chi si sposta fuori regione. Questi presidi che si utilizzano a livello temporale, a livello di osservazione, a livello di tamponi, sono assolutamente sicuri. Quindi io penso che sia giusto e doveroso, e rientra nel discorso di prima, che è quello del rispetto, rispettare anche una quarantena di 15 giorni che dimostra la sintomaticità di chi arriva e che quindi può assolutamente risultare in quel caso senza nessun pericolo. Grazie, grazie tantissimo, però No, adesso grazie a voi. dobbiamo anche, diciamo, fare un augurio, no? Adesso ti vogliamo a Vico, insomma, sono tanti giorni, sono mesi che non vieni, quindi pensi sia arrivato il momento. Al di là di quello che volete voi, il mio è un grande desiderio quello di tornare, anche perché comincerà a breve la stagione estiva, sarà sicuramente una stagione un po' particolare, però, ripeto, non fa nulla. L'importante è che andiamo avanti, che ce la facciamo e che vedremo che indubbiamente raggiungeremo i nostri risultati. Va bene, allora a questo punto con due battute, un saluto e un consiglio ai lichesi. Andate avanti così, forza, che ce la facciamo. Grazie Antonio, e con il tuo aiuto sono sicuro che saremo ancora più forti. Grazie, grazie. Tutti insieme. Ciao, un Grazie, abbraccio. Ciao, ciao grazie, pure Michele. a te. Grazie a te. Ciao. Ciao.